Amiche ed amici, siamo in esterna, terrò un tono di voce piuttosto basso, fate la punta alle orecchie per favore, perché non posso disturbare il vicinato. Oh, siete pronti, pronte per un unboxing? Vi mancano? A me no. Guardate, se penso a quella brutta, volgare presa in giro da parte di un certo trio lescano, a sberloni prenderei proprio. Sberloni cucine, pinchi pinchi, come vi siete permesse? Io penso ai vocali che ho lì, così, partecipate in una buona fede che si è sentita tradita. Tradita proprio, invece vedo che ci sono persone che proprio pelo sullo stomaco, non gli importa, non approfondiscono, anzi supportano e si rendono complici di un diffondersi, di un malaffare. Povera Italia, ma povera proprio comunità, diciamocelo, no? Se siamo così disposti a tapparci le orecchie, gli occhi e a dire, boh, a far finta di niente, come si fa? Fatevele due domande, perché non è un errore di sbaglio, è stato scientemente scelto, perché se tu acquisti, sai cosa acquisti. Nella fretta, nella manualità di scrivere a mano delle etichette, può capitare che l'etichetta di un prodotto vada su un altro, ma non che prodotti vengano esposti in determinate categorie, appartenenti a certe categorie, e che poi invece sono tutt'altro, e quindi l'etichetta è stata proprio, soprattutto quando quell'errore è già stato segnalato una e due, allora è un vizio che si mescolano le cose. Se non sai, non puoi intraprendere, non ti puoi intraprendere, perché vuol dire prendere in giro la gente. Quando si acquista, ma di cosa parli? Guardate, sanno, ma venite qua, non rendiamoci amara la giornata. Però è una realtà che continua ed è supportata, Come mai? Ve lo chiedete voi, o io me lo chiedo e come? Mannaggia. E va bene, venite qua. Abbiamo un unboxing, guardate un po' con cosa sono uscita giorni fa dalla biblioteca, con tutta sta sporta di carta. Dico, signora, ce l'ha una borsa? Beh sì, questa, ho fatto vedere, no veramente forse non è il caso, era un po' più piccola, poi mi si sarebbe sfondata, perché non lo so quanto pesa sto tomo, ma che mi sono già scoperta, ma del resto sono uscita dalla biblioteca. Guardate come sono belli organizzati nella nostra biblioteca, mi sono persa l'incontro di giovedì, di ieri l'altro. Sapete che nella biblioteca di Viterbo periodicamente propongono degli eventi interessanti, quindi presentazioni di stili letterari, visto la letteratura gialla, yellow, che abbiamo affrontato durante l'autunno, prima di Natale. Adesso cosa? Abbiamo la contemporaneità. Ed è bello perché ci sono gli autori che presentano i propri libri e poi la biblioteca fa dono di un tot, chi prima arriva meglio alloggia, ne hanno abbastanza, che sono proprio molto 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 seguiti questi appuntamenti, tanto che la biblioteca deve aprire tutte le sale che possono essere poi comunque collegate tra loro. E quindi soprattutto dalla sala, che non mi ricordo mai come si chiama, dove è presente l'ospite dell'evento, della giornata, ecco, sono collegate con schermi e tutto un po', altre sale, perché quella si riempie subito e anche prima. La mia amica di biblioteca ha detto che alle 4:30 era già piena, lei ha trovato un posticino perché era singola. E di solito riprendo io il posto perché con i mezzi arrivo presto. E invece giovedì c'è stato uno sciopero dall'1 alle 17 e avrei dovuto essere fuori casa presto e stare fuori tutto il giorno con la mimina, perché non la lascio a casa da sola troppe ore, la minuscola non è in grado di stare tante ore da sola, la mia mimina cieca. Mannaggia, perché anche se magari non condivido non dico lo stile, ma i contenuti, come facciamo noi a nutrire, ad allevare, a coltivare il nostro senso critico? Ascoltando più campane, altrimenti si chiama come si chiama quando suona una sola campana, o Hemingway. Pensiero unico, è sano? No,
non è sano l'unico pensiero che ci ha violentato per un paio d'anni e ancora ne stiamo patendo gli strascichi, di un certo periodo dove o la dicevi così o anche con tutte le carte in regola che chiedeva una certa professione, no, tu non potevi. La scienza quale? Non esiste la scienza, esistono tantementi, più approcci e si può arrivare con metodi e pensieri diversi allo stesso risultato o anzi anche no, e questo come argomentandolo. Eppure abbiamo vissuto uno dei momenti più umilianti e più vergognosi della civiltà proprio mondiale, della storia. Va bene? No, non va bene, ma andiamo avanti. Quindi, tra l'altro, ci sono di quelle testimonianze di tanti anni fa che preparavano a questo evento, soprattutto aiutavano a leggere un certo piglio, un certo approccio, una certa cosa brutta. E come mai? Cioè, perché? Perché l'informazione quando viene cessurata è... c'è una cessura, tu non devi sentire, non è che te lo fanno per tuo bene, tu devi essere in grado di scegliere, ti scegli il medico da solo, ti scegli il podologo da solo, ti scegli l'estetista, ti scegli il tuo ristoratore se ne hai di abitudinari, se hai delle abitudini che ti portano ad andarti a nutrire fuori casa, sempre magari o qui o lì o là, no? Perché non sei chef, non sei medico, non sei estetista, non sei però, col buon senso e una certa preparazione di base, tu scegli anche per fiducia. E la fiducia come si nutre? Com'è che veniamo attratti da qualcuno piuttosto che da un altro? Perché per come parla, per i contenuti, perché ci ispira fiducia. Poi spesso chi proprio cerca in tutti i modi di carpire, perché è fondamentale la fiducia per noi esseri umani, ma anche nel mondo animale. Quindi chi cerca di carpire la nostra fiducia con toni mellifli, con cuoricini, con bacini, con ringraziamenti, attenzione, perché poi puffete tipo il triolescano, perché non c'è un altro modo per chiamarla quella cosa lì, si chiama truffa. Ci avete poco da dire che sono state massacrate? No? Calmi, ve l'ho argomentata la cosa con le prove. Quindi c'è una popolazione, cioè parte della società, che non gli importano i contenuti, non gli interessa quello che può beneficiarne, che poi sì, che possa essere di, non so, di visibilità. Te se vede in tanti, e quindi che cosa partecipi, quali contenuti partecipi, se supporti certe realtà commerciali malate, perché sono i cancri della nostra società, ti dicono una cosa e invece un'altra, che alterano qui, alterano là, non c'è un altro modo, non sono vittime, le vittime sono i clienti, le vittime sono le persone che sono state contattate, che mi aiuti, puoi dirmi, ma cosa ne pensi? E tu dai dei dati e su quei dati uno si barca meno, dice, ma guarda, se è così il prezzo è ottimo, se è cosà e tralala, ma se non è così e non è cosà e non è un tralalero tralala, è mortacci tua, tutti i parenti tuoi e te. Condominio tuo, direbbe qualche satiro, qualche comico laziale. Va bene, comunque ogni tanto bisogna rinfrescare la memoria, le idee. Venite qua. E ho scoperto dei video veramente molto interessanti, dei documentari veramente interessanti, che prima o poi la verità emerge, prima o poi quello che viene nascosto in qualche modo riemerge, c'è poco da fare. Viene più punita la verità della menzogna, ci avete fatto caso? E chi punisce la verità? Se tu punisci la verità o cerchi di non permettere all'essere umano di sapere, poi lui quello là, quel santo giornalista che ha divulgato delle riprese come se fossero state reali, in realtà è uscito fuori che erano immagini tratte da un videogioco, menti in mentone,
Mentanucci belli, eh? E quello non lo sapete, come fate a non saperlo? E quindi va bene così? Va bene così, un giornalista, un direttore rende pubbliche delle immagini come sotto, guardate, poi era un videogioco, a mainstreamer, ma che è? E quindi, no, e le quindi è importante, in tutte le situazioni, e quindi dobbiamo quagliare, dobbiamo fare un po' di sforzi, cercare di capire, porsi delle domande, farle direttamente, ma com'è sta cosa qua? È una menzogna? No, ve l'ho dimostrato, etichetta, descrizione, sfida. Snudiamo il filato, sta roba che è? Com'è? Com'è che lei, che sono tutti diversi tra loro? Se io guardo un prodotto, tu ne guardi un altro, si chiamano nello stesso modo, ma apriamo due cose diverse. Non si è professionisti, non si è professionali, ma non si è neanche onesti. E quindi il danno che io ho ricevuto, il danno che tutti noi abbiamo ricevuto, com'è? Come si quantifica? Come lo si risolve? Com'è? Non si fa. Non si fanno quelle cose lì. Ripeto, chi sostiene delle realtà malate è come mai? Di cosa abbiamo bisogno? Abbiamo veramente bisogno di aumentare certi numeri di iscritti a qualsiasi costo, col pelo sullo stomaco? Ma perché? Non è un problema mio, per carità. È un problema comune, però. Perché se la credibilità aumenta di valore a seconda degli iscritti in certi, ma i contenuti poi, su cosa si basa quella credibilità? Su qualcosa di incredibile che non bisognerebbe credere. Descrizioni di cose che poi non corrispondono, mannaggia. Nessun commerciante è obbligato a commercializzare solo delle eccellenze, però si devono distinguere i prodotti da un. Io non mi posso permettere quella meravigliosa, quel filato, però, e so che comunque non parliamo della stessa percentuale, della stessa tipologia, di purezze che sono inesistenti. Dobbiamo scegliere, altrimenti pensiamo di risparmiare. Vabbè, ma se quello è così e questo è così, se sono tutte e due così, anzi, questo porta a una mischia interessante, quel 20% di viscosa invece di nylon. E poi in realtà non è né uno né l'altro, è molto meno, è molto peggio. Peggio perché è bugiardo. Noi dobbiamo scegliere quello che ci pare, però dobbiamo poter comparare. Si chiama concorrenza sleale, è punita dalla legge. Non perché io sono cattiva, all'improvviso non ti va più bene, no, non mi sarebbe andato bene nemmeno prima se mi fossi accorta che una cosa mentiva, un'etichetta mentiva, che mi si mentiva. Me ne frega un belino io dei cuoricini sui libri ricevuti, su che meno male che ci aiuti. Sì, ma ti aiuto una volta, ti aiuto due perché sgamo e penso che siate in buona fede perché siete un po' ignoranti in materia, altamente ignoranti. Come l'avete fatta non si sa, perché dove non sai ti aiuta la bolla, ti aiuta la fattura. Nella fattura hai questo filato è così, questo filato è così, e tutte le aziende mantengono le schede tecniche dei propri prodotti, anche vecchi, per sempre. Grazie ai PC, hai tutte le memorie del mondo. Finché è in commercio un prodotto si deve poter rintracciare, soprattutto il Made in Italy, dove esce, si sa. Ecco, quella scheda tecnica di quel prodotto, quindi non importa se ti arrivano delle rocche che non hanno all'interno l'etichetta, ma tu hai le fatture e non puoi sbagliare, con quelle. Se poi metti insieme cose che non si assomigliano neanche e dici che è la stessa identica cosa, quindi se io prendo il bianco mi vedo arrivare uno stoppino, se prendo il blu mi vedo arrivare un più fili, già questa cosa non va bene, non va bene, neanche se la mischia è la stessa. Neanche se il volume di quel filato corrisponde, sono due cose diverse e mi impongono due campioni diversi e appaiono in modo diverso. Quindi se io compro e vedo il rosso che mi appare, mettiamo come uno stoppino, e do per scontato, per forza, perché se maneggiamo filati in maniera consapevole, sappiamo che quell'azienda chiama QQ un filato in tutti i suoi colori, quindi se prendiamo il rosso, se prendiamo il blu, se prendiamo il giallo, QQ sarà sempre quello che è in rosso, in giallo, in blu. Se è uno stoppino il blu, dovrà essere stoppino tutto.
non può che essere, se non è proprio indicato, perché ci sono delle gamme di filati che vengono proposte in colori solidi, quindi tinta unita, e poi ci sono delle presenze multicolor, tinta in stampa o melangiate, vengono indicate, sono le vediamo, no? Tutto l'elenco dei colori, ma sono indicati. La mischia è quella, la torsione è quella, una cosa che rischia, è così, ci cambia completamente l'assetto, la conduzione, la tensione, la texture di un capo è la torsione. In un modo si manifesta, anche se realizzato con quella percentuale di fibre, uno stoppino mi rende in un modo, un due capi, un tre capi, un quattro capi, un sei capi mi rende in un altro, una fettuccia mi rende in un modo, un ingabbiato mi rende in un altro. Ci siamo? Anche per i neofiti, questo lo dico, se voi andate in merceria e comprate un cotone di una data marca, un numero, che ne so, un numero 8, voi prendete il beige, poi quando fate le vostre cose, magari una maglietta, e andate, cambiate il colore perché vi decidete, insomma, a fare delle righe o creare delle cornici, fosse a crochet, e vi aspettate lo stesso identico filato, non vi aspettate una torsione diversa, né blanda, né più stretta, né a più capi e né meno capi. Questa è serietà. Qui non ci, le vittime qui siamo noi che abbiamo parlato di loro e noi che abbiamo acquistato, ma anche se l'abbiamo ricevuto in regalo, Non esiste che tu fai un regalo mentendo, non esiste proprio, non si può fare, è brutto, è squallido, è volgare, è disonesto. Quindi se ce li facciamo andare bene è grave per quanto mi riguarda, se per me, cioè se ci sono delle persone che se le fanno andare bene queste conduzioni, alla faccia dei propri follower, alla faccia dei propri amici, alla faccia delle facce, è grave secondo me, è proprio grave, perché non ci soffermiamo un attimo a riflettere su questo? Così. Perché non c'è un mondo dove questo si può fare, non è che si può fare in questo ambito, però non si può fare per quanto riguarda, non so, i prodotti alimentari, che vai a comprare una farina senza glutine, e perché per i celiaci è importante che i contenitori, che gli alimenti non vengano inquinati, non vengano, cioè infatti non basta che un prodotto sia naturalmente senza glutine, come il riso, mettiamo. Ecco, bisogna, se è per celiaci un prodotto, ci deve essere quel simboletto, perché è fondamentale che nello stesso ambiente non si siano trattati altri cereali, ad esempio, ma lo vedete anche nelle bottigliette delle spezie e degli aromi, delle erbe aromatiche, che spesso c'è scritto, si possono trovare tracce di, lì c'è un elenco, io il sedano, guardate, non me lo sarei mai aspettata, quindi sedano, tutti gli allergeni che riguardano quel tipo di prodotto. Quindi non esiste, non si può fare con gli alimenti, non si può fare col vestiario, non si può fare con i filati, non si può fare. A meno che uno non acquisti tutto il mucchio e nessuno dica niente, questo è, vedilo, se ti piace prendilo, che cos'è? Non lo so, ho svuotato una cantina, ho svuotato un magazzino, come è, se vi piacciono si fa un tanto al pezzo, un tanto al peso, ma non si garantisce che quella rocca, anche se ha un'etichetta, ospiti proprio quel filato e così le altre rocche o gomitoli o matasse. Nei mercati può succedere, ma se noi acquistiamo, non so se avete sentito, nel Pratese è stato fatto un raid, sono stati sequestrati dei capi d'abbigliamento e dei tessuti che portavano etichette non veritiere. Svegliatevi signori, se noi sosteniamo, va bene l'imprenditoria femminile, ma va bene quanto quella maschile quando è seria, non c'è un ambito dove sono concesse certe licenze, è proprio una,
una perversione quella di dire poverine, poverine cosa? Poverini tutti possono commercializzare qualsiasi prodotto purché sia quello e sia lecito, no? Ecco, non siano droghe, non siano cose. Quindi un cotone modesto può essere venduto, sì, deve, però deve essere chiaro che cos'è. Non si può un fintolino, un prodotto riciclato, spacciarsi per vergine, ad esempio. Quel simbolo della pura lana vergine lo possiamo trovare solo dove il filato è realmente quello. Che poi basta a, così, a raccontare, diciamo, a lasciare intuire una qualità? No, non basta. Però è importante. È importantissimo, perché dentro, se è quello, sappiamo che troviamo delle fibre che non sono mai state lavorate prima e mai trattate prima in altro modo. Ah, quanta pazienza che ci vuole, beh? No, non ci vuole pazienza, ci vuole che bisogna essere un po' coraggiosi e prendersi delle responsabilità e dire no, così non va bene. Allora, questo lino che anch'io ho comprato non è lino, allora me lo dovete o cambiare o mi rimborsate, e da voi non ci compro più. E non vi, proprio non vi parlo, non vi guardo, mi dovete spiegare, perché non sono sbagli, non sono sbagli. Quando si va a comprare in un maglificio, in un, nello stoccaggio, in uno spazio stock di una filanda, a ogni prodotto si sa da che cosa è composto, anche se riciclato. Ci sono le schede tecniche, ci sono delle istruzioni che non sono neanche state passate riguardo a diversi, quindi se è una viscosa all'80%, al 20% e altro, bisogna sapere, non si può scrivere pura 100%, non è un 100%, c'è poco da fare. E quindi, e anzi, bisogna dire se è un prodotto che può andare in asciugatrice oppure no, se si possono lavorare insieme colori diversi di quel prodotto oppure no. Questa è serietà. Poi si può avere anche il ref da cucina, si può avere anche un cotone povero che ci serve, si può avere anche il filo da imbastire, che è diverso dal filo di Scozia, e che è quello che vende il filo da imbastire a meno dignità rispetto a chi vende il filo di Scozia. No, sono due prodotti che hanno un costo diverso, servono per cose diverse e hanno prezzi, devono avere prezzi diversi. Se tu mi chiami il filo di Scozia un filo da imbastire, anche te lo colori anche tu, e mi metti un prezzo che è leggermente inferiore al filo di Scozia vero, e ovviamente più alto rispetto a un filato da imbastire, è serietà? No, è concorrenza sleale, è punita dalla legge. C'è altro da dire a riguardo? Adesso c'è una parola, no, che ho sentito giorni fa riguardo a questa realtà. Mi dispiace, questa è una realtà che, se fossero state persone serie, avrebbero dovuto autocensurarsi e comportarsi in maniera seria e ritirare quanto avevano venduto, ma i soldini, capito, sono tanti, che hanno recuperato grazie all'aiuto di tanti di noi che non si sono sentiti offesi da questo atteggiamento così volgare, così... Facciamo l'unboxing. Vi faccio vedere. Voi sapete che, lo sapete o non lo sapete, che sabato 20 aprile ci sarà il primo Knit Café di primavera qua da noi. Non è una cosa, non è un evento ufficiale, non ci sono editti su manifesti, su giornali, so, così, l'appuntamento di quattro amici al bar. Quello di questa stagione non l'abbiamo ancora organizzato. Allora ho pensato di darci appuntamento. Quante saremo? Non lo so. Potremmo essere in due sicure, io e Camilla ci siamo. Viene Nancy del canale Polvere di Colore da Roma. E quindi saremo già in tre. Ci sarà Grazia, saremo già in quattro. Chi altri ci sarà? Non ne ho la più pallida idea. Però lo sapete, è aperto a tutti, è un incontro gratuito, l'incontro è gratuito, non l'accesso al luogo, e quindi l'ingresso al giardino botanico, perché lì ho dato appuntamento, all'interno del giardino botanico Mutan, visto che comunque noi andiamo quasi tutti gli anni a visitare il giardino, a volte anche più volte l'anno, perché le fioriture sono diverse. Il centro botanico Mutan si trova nella frazione del Pallone a Vitorchiano, Viterbo,
uscita Vitorchiano della superstrada Ortana Orte Viterbo. Prendete la superstrada, se arrivate da Roma tramite l'autostrada del Sole dovete uscire ad Orte. Se venite da sud uscite a Orte, imboccate poco distante la strada Ortana, è tutto indicato fuori dall'uscita del casello, e imboccata la strada Ortana dovete uscire a Vitorchiano, uscita a Vitorchiano, non so il numero, ve lo cercate, beh? Ecco, così come avete terminato la rampa di uscita dovete girare a sinistra, non andare verso il centro storico di Vitorchiano ma andare a sinistra e seguite le indicazioni che vi sarete scaricati, vero? Beh? Se non avete magari un tom-tom stabile, perché poi sapete i segnali ballano, ecco, stampatevelo prima al percorso, una volta si viaggiava solo con gli stradali, e quindi raggiungete il centro botanico che ha un parcheggio gratuito assai vasto, sì, l'ingresso costa 5 euro e poi ci si trova, l'appuntamento è alle 10, chi arriva dopo per varie esigenze ci raggiungerà al bar, ma staremo mezz'oretta, un'oretta al bar, ecco, e poi ci dirigeremo, faremo questa visita insieme, continueremo le nostre chiacchiere perché ci sono delle panchine nei vari viali del centro botanico, che è un giardino ma è anche un vivaio, ecco, si potranno acquistare dei bouquet, si potranno acquistare delle piante e si potrà soggiornare nello spazio all'aperto o al chiuso del bar Color, del Color Café, oppure per chi volesse puoi fermare a pranzo prenotando solo, guardate, io mi prenoto nel pomeriggio perché con Camilla abbiamo deciso di fermarci anche a pranzo lì. Il biglietto di entrata non ha una scadenza, quindi potete entrare, potete condividere queste 3 ore dalle 10 all'1, una parte è il momento caffè del NIT comune, che poi parleremo di maglia, di uncinetto, di ricamo, quello che vi pare. Io come argomento porto la seta, porterò dei filati, porterò dei miei manufatti, Nancy porterà dei suoi campioni o capi finiti, deciderà lei, Nancy del canale con Polvere di Colore, lei parla e realizza dell'uncinetto brioche, bellissimo uncinetto da indossare, mi piace il suo gusto colore, è una persona deliziosa, o almeno caratterialmente mi corrisponde, e quindi questo sarà, quindi saremo una mezz'oretta, un'oretta, quello che sarà al bar, e poi faremo queste passeggiate, continueremo le nostre chiacchiere, quindi portate quello che avete come cantiere o domande da fare, materiali che volete far conoscere, l'argomento è la seta, mi raccomando, non parleremo di lana, non parleremo, io parlo di seta, poi Nancy porta quello che ha fatto, quei materiali che ha, ecco, però l'argomento diciamo comune è quello, quindi se avete dei materiali da portare in questa occasione che sia seta, se avete dei cantieri aperti come li avete va bene. Ci sarà un altro appuntamento in maggio e in un altro luogo, porterò altri argomenti e ve lo partecipo dopo questo appuntamento, così vi darò la data anche dell'appuntamento successivo. Ripeto, i NIT Caffè sono incontri gratuiti, non sono dei corsi, quindi c'è sempre qualcosa da imparare grazie alle esperienze di tutti. E l'unico, i costi in questo caso, perché staremo all'interno di una struttura, sarà l'ingresso al giardino, quindi dopo queste 3 ore insieme chi vorrà soffermarsi di nuovo al bar per uno snack o al ristorante se lo è prenotato e poi continuare la visita, continuare a gustarsi il giardino, leggere, tricottare, uncinettare, ricamare su una delle tante panchine o sedute messe a disposizione, lo può fare fino alla chiusura, non c'è un orario di uscita obbligatorio, non è a tempo l'ingresso e ognuno pagherà le proprie consumazioni, quindi quando saremo al bar ognuno sarà libero di ordinare quello che vuole e se lo paga, e se lo mangia e se lo paga. Quindi anche chi volesse intrattenersi al ristorante e condividere un tavolo, quello che consiglio in queste situazioni, ognuno di pagare il proprio. Si è tutti più liberi quando ognuno paga il proprio, mangia quello che vuole, si è più liberi sempre in questi appuntamenti. Poi se le amiche
si incontrano, al di fuori di questi incontri possono offrirsi vicendevolmente quello che vogliono, ma io consiglio anche per chi organizza il caffè altrove di darla questa regoletta: in quelle occasioni ognuno paga per sé, che sia un caffè, che sia una colazione, poi ci si può dare appuntamento un'altra volta, perché si creano dei vincoli, degli obblighi, delle pressioni, quante, chi la pago a te ma non pago agli altri, ecco. Datemi retta, provate. Ma io mi vedo solo in questa occasione. Pazienza, ci si offrirà in altre occasioni. Va bene? Ci siamo capite? Volete vedere l'unboxing? Volete assistere a questo scoperchiamento? Non è una scatola, ma è... Mi sono sudata le gambe. Si può dire mi sono sudata le gambe? Oh, guardate che meraviglia. Guardate che meraviglia. Guardate il prezzo, non so, notate. Lo vedete? Bene. Questo che è foderato è una meraviglia. Guardate lo spessore, guardate che pesa 8 tonnellate e mezzo questo libro. L'ho avuto in gestione dalla biblioteca, è uno di quei tomi che non sono per tutti. E questo, guardate, mi ha dato una gioia. Guardate che belli i segnalibri, che non mi ricordo mai come si chiamano questi nastrini nastretti. E dovrei averlo anche imparato, perché ho fatto un momento così, ho avuto un momento di restauro del libro, c'erano altri da restaurare, devo regalare un libro a una mia nipote e glielo vorrei restaurare, un libro antico. Quindi questo ve lo consiglio, ma che sì! Allora, autrici, guardatelo qua. Il titolo è Seta. Il costo 85 euro di questo bel tomone. È uno di quei libri belli se avete uno showroom, se avete un laboratorio qualsiasi, sia che vi occupiate di costume, di scenografia, di poesia, di quello che vi pare, di intrattenimento, che abbiate un resort, che abbiate quello che vi pare, una barca in affitto, vabbè che in barca i libri vivono male perché... l'ambiente spesso è troppo umido e salmastro e la carta non va molto d'accordo, però ecco, sono questi libri belli, ecco, io ho visto spesso degli showroom di arredamento, di design con i libri finti o assenza proprio di libri, oppure delle brutte fotografie che non hanno a che fare né con i luoghi che ospitano gli showroom, tipo so, Viterbese, quanti scorci meravigliosi abbiamo. Ecco, libri finti. I libri finti della libreria sono niente fatto il più brutto che ci possa esistere. Questi sono libri belli, i libri belli per le stanze degli ospiti, che li devono trattare bene questi libri, molto bene. Guardate che meraviglia che è questo libro, questa bella carta bronzea. È una roba. Dovete fare un pensiero per una laurea, dovete fare un pensiero per una cerimonia qualsiasi, non so, una pensione, una maggiore età, una convivenza, un matrimonio, un diploma, appunto una laurea, un risultato meraviglioso, la prima mostra, la prima qui, la prima là, l'ultima lì, l'ultima là, l'ultima, che brutta cosa dire l'ultima. Ecco. E questo è uno di quelle meraviglie che ecco, eccolo qua, di Giulio Einaudi, editore, Seta, fibre, tessuti e moda. E guardate, qui abbiamo un arazzo, potrebbe essere anche un tappeto piano, non ho letto ancora, non so se vedete che meraviglia, ecco, abbiamo tanti particolari. E da libri così io porto avanti i miei corsi di tessitura, uscire fuori dagli schemi. Abbiamo degli schemi che ci servono come riferimenti e abbiamo un metodo. Perché non insegno, perché non parlo di tessitura in rete? Perché sono gelosa, perché mi sono creata un metodo didattico che adatto a secondo della manualità che vedo, della capacità di apprendere, delle idiosincrasie con tecniche, con movimenti, con gli strumenti, e gli approcci sono diversi nel fare, e quindi cerco di capire le persone e estradarle, perché non c'è un modo per insegnare.
E anche perché il mondo del tessile è un mondo così ricco, come tutto, come il mondo dell'uncinetto e della maglia. Ecco, perché far di maglia, come voglio ricordare, non vuol dire far maglioni e basta, così come far uncinetto non vuol dire far solo centrini o... Ecco, così come la tessitura. Solo che la tessitura, diciamo, spaventa un po' per via del telaio. E anche lì non c'è il telaio, ci sono i telai. E senza telaio o quei tanti che non posso tessere, assolutamente no. E infatti si parte come cercando di comprendere le potenzialità della tessitura che si può praticare su supporti diversi, rigidi o meno. Pensate che facciamo passare questo mezzo che è anche un intero. E quindi ecco qua, lui sarà come, non lo potrò far girare di mano in mano, ne sono responsabile, ma ve lo mostro, ve ne parlo, vi leggerò qualcosa, vi indicherò delle pagine, vi darò delle notizie che scoverò qua dentro. Io ho fatto anche un corso, ho frequentato degli incontri sulla storia del tappeto. Non sono una specialista, io sono una curiosa, qualcosa so, qualcosa posso dire. E quindi il 20 potrete vederlo dal vivo, non lo potrete toccare, mi dispiace, però ve lo farò vedere bene. No, bene, vabbè, non tutte le pagine, metterò dei segnalibri e affronteremo qualcosa, però lo potrete vedere dal vivo, va bene, perché è un libro che non può uscire, non l'ho rubato, non può uscire dalla biblioteca, va bene? Sono contenta di aver ottenuto questa licenza, non me l'aspettavo, guardate, ero pronta per studiare, prendermi appunti, invece me l'hanno proprio dato, questo è un atto di fiducia nei miei confronti che, guardate, non ha valore, ce l'ha, è altissimo. Ora vi saluto, in questo modo abbiamo abbiamo festeggiato il compleanno di Camilla, che è oggi. Io devo ancora finire il suo cardiganino, ma devo dare una mossa, c'è da fare ancora una manica, dove avremmo dovuto vederci oggi, invece ci vedremo questa sera e domani con la mia bambina. Quindi ho già preparato il picnic, ho già preparato un dolce, ma non ho finito, non ho fatto quello proprio della festa, che lo faccio più tardi, perché è una cosa delicata e va fatta un po' all'ultimo minuto. Quindi sarete tutti benvenuti. Poi nel resto della giornata potete rimanere al giardino, vi darò delle dritte nei prossimi giorni, potete visitare Vitorchiano, potete visitare una merceria, adesso mi devo sapere se sarà presente la maestra di macramè di una merceria lì vicino, insomma vi darò delle dritte, poi magari sarete già più preparati di me di quello che potrete conoscere nel fine settimana. Quindi comprendendovi la domenica, o magari se siete arrivati la sera prima, già sapete dove mettere mani e piedi. E ne riparliamo da qua al 20, tutti i santi giorni, o poco che manca. Ciao!